pomeriggio e ben ritrovati a Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano che anticipa la fascia serale dei nostri telegiornali. Ve le ricordo come ogni sera l'edizione delle 19, delle 20 e delle 23 dedicato a Milano e Milano Sud e l'edizione delle 19.30. 20.30, 23.30, dedicati invece a Pavia e provincia. Anche oggi cercheremo di fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus, toccando vari argomenti, ma parleremo anche, e perché no, di referendum, questo sì o no, che andremo a mettere sulla fatidica scheda i prossimi 20-21 settembre, serve per dare questa sforbiciata al numero dei parlamentari, un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, ma appoggiato anche dal Partito Democratico e da alcune forze anche del centrodestra. Cercheremo di capire i perché dai nostri ospiti e cercheremo di orientare, tra virgolette, quelle che possono essere, diciamo, le motivazioni per votare o da una parte o dall'altra. Poi parleremo anche della bella esperienza di un comune nel milanese. Abbiamo qui il sindaco che breve vi presenterò, che ha deciso di far lavorare in lavori socialmente utili, o meno in lavori comunali, chi percepisce il reddito di cittadinanza. È un po' una novità assoluta, un'idea sicuramente unica a livello lombardo. Poi parleremo inevitabilmente di scuole e di segnali di ripresa anche secondo l'Istat. Allora, noi vi presento subito i nostri ospiti di oggi. Abbiamo in studio il sindaco appunto di Corbetta, svegliamo appunto il nome di questo comune del milanese, il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini. Buonasera. Che saluto e ringrazio, buonasera, sempre disponibile, buonasera ai nostri inviti. Poi dovremmo avere collegato da Pavia Maurizio Gnuta, avvocato ma soprattutto esponente della destra pavese, che saluto e vedo che è alle prese con la sistemazione ovviamente della camera, del telefono, perché il collegamento ovviamente avviene tramite Skype. Appena abbiamo il collegamento pronto, io iniziamo subito questa puntata. Allora, parto da lei. Buonasera. Buonasera Gnuta. Allora, parto da lei, Ballarini. Parliamo di referendum. Sì. Allora, questo momento un po' cruciale dell'annata anche politica, che coincide in alcuni comuni, tra cui esempio Voghera e Vigevano in provincia di Pavia, anche con le elezioni comunali, e è ovviamente un confronto molto acceso tra questo sì e questo no. Molto acceso, perché inaspettatamente... Alcuni hanno detto sì, altri hanno detto no, altri hanno detto ni. Allora, io parto dal presupposto di bisogna ragionare su che cosa comporta questa riforma. Allora, in sostanza si va a diminuire il numero di parlamentari. Ecco, questo come cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, dicendo tagliamo i costi della politica. Ecco, secondo me i costi della politica non si tagliano solo così. Ecco, perché tagliando il numero in senso assoluto si toglie la rappresentatività a tanti territori. Diminuisco il numero di persone che sono in Parlamento, che non dico sia una cosa sbagliata, ma se si voleva veramente fare una riforma, forse conveniva fare una riforma globale, diminuendo il compenso, l'indennità, che è stratosferica, no, dei parlamentari, ma anche dei consiglieri regionali, e non solo perché lo dico, non solo perché io sono sindaco, ma dando qualcosa in più ai sindaci, che veramente sono H24 sul territorio. C'è una sproporzione tra l'indennità del sindaco e il parlamentare incredibile. Ecco, non è che togliendo 100 parlamentari si risolve il problema dell'Italia. Secondo me i parlamentari devono lavorare di più, essere più presenti e produrre leggi migliori. Non essere di meno per costare un po' di meno. Ecco, adesso io, poi tutti hanno fatto i paragoni, no? Sembrerebbe un caffè al mese, insomma, una cosa del genere. Non è così che si fa andare avanti bene il governo, lo Stato. Siamo in un momento in cui, visto che andiamo male, non riusciamo ad andare meglio, allora almeno pago meno per andare male. Ecco, io penso che è meglio, un cittadino normale vorrebbe pagare anche di più se poi le cose andassero meglio. Questa è un po' la mia visione, che è una visione anche magari più liberale, no? Però non ha senso, anche il dipendente pubblico è la stessa cosa, perché i parlamentari, i sindaci sono in effetti dipendenti, anche se non dipendenti pubblici. Ecco, io preferisco pagare un po' di più un dipendente pubblico e avere la possibilità, se però poi mi produce dei risultati. Perché invece il pagare meno,
tante persone che poi fa un poco non ha senso. E questo è quello che sta facendo con i parlamentari. Allora, andiamo a vedere questa sforbiciata che dicevamo all'inizio della trasmissione, vado a leggere i dati, sì, per quanto riguarda i senatori, questa sforbiciata riguarda 115 rappresentanti, quindi si passerebbe da 315 attuali senatori a 200, per quanto riguarda invece i deputati si passerebbe da 630 a 400 deputati, quindi 230 persone in meno. Poi andremo magari anche a quantificare questo taglio in base, insomma, ai tanti dati che ci sono stati forniti in queste settimane. Avvocato Gnuta, lei cosa ne pensa di questo referendum che è alle porte? Ma guardi, io intanto devo dire che le ipotesi di riforma di legge costituzionale in questi ultimi decenni si sono succedute e tutte erano nel senso di diminuire il numero dei parlamentari sia nell'ambito della Camera che nell'ambito del Senato. Quindi credo che non sia una riforma arrivata con un fulmine ciel sereno, ma una riforma che è nel corso di ciò che si è detto a livello politico, a livello parlamentare, almeno da due decenni. Devo dire che tutte le forze politiche, quindi io non vedo un cavallo di battaglia di un partito politico, che siano i 5 Stelle, che sia il Partito Democratico. Devo dire che tutte le forze politiche principali in Parlamento si sono schierate per il sì, quindi non credo che questa possa essere la vittoria di un partito, anche perché si rischierebbe di chiamare alle urne i cittadini quasi come se il referendum fosse sulla bontà della proposta del partito politico e non della proposta fine se stessa. Allora io credo che si debba ripartire da una questione, che è una questione credo sotto gli occhi di tutti. Siamo contenti di come sta funzionando il Parlamento italiano? Beh, se qualcuno è contento deve andare a votare no, perché evidentemente non vuole cambiare questa situazione. Luigi Einaudi già nel 1947 poneva il problema in altro modo, quindi siccome si sono richiamati i principi liberali mi permetto di richiamare un grande liberale, Luigi Einaudi, il quale partiva da un presupposto diverso, cioè diceva: qual è la finalità e qual è il compito di un'assemblea parlamentare? È quella di legiferare. Per legiferare non serve un numero enorme di persone che in qualsiasi modo ha un effetto di ritardo, ha un effetto di vischiosità rispetto a quelle che sono le procedure di promulgazione di una legge. Servono persone di qualità e servono persone che sappiano esattamente chi vanno a rappresentare, perché anche questo mito della rappresentatività, devo dire che nel corso degli anni è stato palesemente smascherato da un'abitudine che abbiamo visto e che è stata costante, poiché il numero dei parlamentari è un numero, come dire, maggiore rispetto a quello che evidentemente il buonsenso richiederebbe. Ci si è permessi di portare persone che da rappresentanti di un territorio dove non li avrebbe votati nessuno sono stati catapultati in altri territori, evidentemente perché non serviva il principio della rappresentatività, magari il principio della lealtà rispetto alla propria segreteria di partito. Abbiamo poi visto persone, addirittura parlamentari, che vengono proposti in più collegi elettorali, perché non è importante che rappresentano qualcuno, ma è importante che rappresentino se stessi e che a questi venga garantita l'elezione. Quindi siamo arrivati a questo punto. Il fatto di diminuirne il numero è un richiamo alla responsabilità dei partiti, è un richiamo alla rappresentatività nel modo corretto ed è un richiamo ad una responsabilità a lavorare meglio con più efficienza da parte di coloro i quali ci debbono rappresentare. Larini, non lo vedo molto convinto su quanto stava dicendo Gnuta, se non sbaglio, Ballarini. Beh, io ho una visione diversa, no? Non è che non siamo contenti di come sta lavorando il Parlamento, no? Quindi un terzo lasciamo la casa, no? E quindi dovremmo cercare di far lavorare meglio. Io sono convinto che magari oggi i 630 non lavorano benissimo, ma non è che se poi sono gli stessi che invece a 600 sono 400 lavoreranno bene da domani, continueranno a fare quello che hanno fatto oggi, fino ad oggi. Invece secondo me la vera riforma è farli lavorare bene, e se non lavorano bene non farli più andare al Parlamento, cioè questo è un lavoro, non puoi venire, no, una volta su 100, non puoi essere in aula due volte su 100 senza giustificazioni, devi produrre delle cose, no? Perché altrimenti l'Italia non va avanti, perché chi ti paga
produce, no, per farti stare lì, e tu devi produrre delle cose, che non vuol dire produrre leggi a go-go, vuol dire trovare delle soluzioni, vuol dire migliorare il paese, vuol dire andare avanti. Ecco, io sono convinto che poi giustamente bisogna fare una riforma, ma sono convinto che oggi se abbiamo 630 persone che non lavorano bene, non è che ne prendo 230 a caso, le mando via, no, e gli altri 400 lavoreranno bene, perché non è così, bisogna far lavorare bene i 630. O anche domani saranno 400, i 400 dovrà cambiare il sistema, perché altrimenti invece di averne 630 ne avremo 400 che fanno poco o male. Avremo il fatto, come si dice, un caffè al mese in più pagato, però non è quella la soluzione del problema. Nuta, sentito, non è questa la soluzione del problema secondo Ballarini, insomma al di là del numero bisogna far lavorare chi va in Parlamento e soprattutto devono andare delle persone, questo lo diceva anche lei Nuta, che abbiano, passatemi un po' il termine, delle capacità che magari in alcune circostanze non è stata messa in atto questa capacità. Ma guardi, intanto il fatto di diminuire il numero a mio avviso porta necessariamente ad una maggiore responsabilizzazione di coloro i quali rimangono a rappresentare, e non sono pochissimi 400 deputati, non sono pochissimi 200 senatori, a rappresentare i vari territori di questo paese. Secondo di poi, mi scusi, io non ho mai posto una questione di costi e non vorrei entrare proprio in questa questione, però mi permetta di dire, io sono circa 40 anni che continuo a sentire che tutto ciò che viene proposto toglie e costa almeno un caffè. Di questo passo credo che ci siano molti italiani a non avere non solo il caffè ma neanche la tazzina per il caffè, quindi se ogni tanto smettiamo di parlare del caffè e iniziamo a dire ti diamo un caffè in più, magari arriviamo anche a dare qualche suggerimento e qualche, come dire, suggestione positiva anche al popolo italiano e a coloro i quali pagando le imposte pagano complessivamente i servizi di questo paese, compresi i servizi parlamentari. Ultima questione che mi pare sia posta. Cosa serve il Parlamento? Quali sono le funzioni che costituzionalmente vengono garantite al Parlamento italiano, che sono importanti? Sono le funzioni legislative, che siano poche le leggi o che siano tante, però le leggi devono essere leggi che siano costruite in un certo modo, con delle tecniche legislative corrette e che siano soprattutto finalizzate a garantire un minimo di benessere a questo paese. Allora, io invito solamente a pensare a come vengono redatte oggi le leggi italiane. Sono sostanzialmente non comprensibili, sono una sorta di coacervo di disposizioni che una richiama l'altra e l'altra richiama l'altra ancora, che sono assolutamente incomprensibili, per i quali bisogna poi avere a disposizione un interprete del legislatore per capire esattamente che cosa questi cittadini, noi compresi, siamo chiamati a fare. Allora, io credo che se anche da questo punto di vista la riduzione dei parlamentari serve a ridare maggiore efficienza, maggiore efficacia, maggiore linearità a quelli che sono i percorsi di promulgazione delle leggi, credo che si possa fare un servizio veramente positivo al paese. Poi è chiaro che la riforma parlamentare, la riforma dei numeri, non può essere l'unica. Infatti già adesso stanno parlando della riforma elettorale. Ma la riforma elettorale, che non sarà molto semplice, perché costringerà tutti i partiti... Tale sarà 10 anni che se ne sente parlare, se non sbaglio. No, non è 10 anni che se ne sente parlare, è che ogni maggioranza si fa la riforma elettorale su uso e consumo. E questo deve essere un altro malcostume che deve venire a dismettere. Perché in questo momento noi abbiamo riforme elettorali che si fanno con leggi ordinarie. Il fatto di non avere a disposizione i numeri di parlamentari, quindi i numeri di coloro i quali fanno riferimento alle segreterie dei partiti, perché poi oggi si parla di dare maggior potere alle segreterie dei partiti, ma mai come oggi le segreterie dei partiti hanno avuto potere. Indicano in tutti i collegi coloro i quali devono andare a rappresentare il loro partito. Quindi però è non sulla riforma, la riforma elettorale, poi magari andiamo anche a commentare questi dati, perché ve li dico l'Università Cattolica di Milano dice apertamente che con il taglio da 945 parlamentari a 600 c'è un risparmio lordo sulla legislatura in 5 anni di 410 milioni di euro. Però Ballarini, lei dice insomma... Che è pari a... lo 0,000 della spesa pubblica? Adesso non ho dati, ma mi sembra lo 0,000. Io parto, sono un po' prevenuto, no? Perché ho visto gli effetti del taglio sulle province, no? Le città metropolitane. Ora abbiamo risparmiato dei costi, no? Della politica all'interno delle province e delle città metropolitane, sono tutte ferme.
abbiamo lì dei carrozzoni che sono fermi, che i dipendenti cercano di mandare avanti con dei politici che si prestano, io stesso sono consigliere di città metropolitana di Milano, a costo zero, ma che non hanno il potere perché è stato tolto dalla riforma. Ecco, non vorrei finisse così, questo è un po' il discorso. Poi, se si può risparmiare, bene. Io avrei risparmiato la stessa cifra diminuendo lo stipendio e cercando di farle lavorare di più. Questa è la mia idea, no? Se si voleva fare veramente una riforma. Se invece è lo slogan diminuire il numero, perché si va a attaccare la gente dicendo avete visto, abbiamo diminuito il numero dei privilegiati, meno privilegiati, meglio per il popolo. Sì, forse adesso, vediamo poi alla lunga. E a proposito di legge elettorale, che parlava l'avvocato Gnuta, anche comunque con il taglio dei parlamentari si è parlato tanto anche di mancanza di rappresentatività di alcuni territori. Perché ovviamente se si riduce il numero, ovviamente certi territori non saranno più rappresentati. È un po' anche questa una paura? Questa è una paura, però diceva bene l'avvocato, in questo senso condivido che le segreterie dei partiti decidono in quale collegio mettere, a seconda se il collegio è più o meno sicuro per il proprio candidato, mettere determinati candidati o meno, e questo è sicuramente chiaro, no? Però non è che diminuendo sicuramente non aumenterà la rappresentatività. Poi forse va cambiata legge elettorale dove il parlamentare viene eletto dal popolo, ma non magari sulla base dei collegi blindati, perché ci sono alcuni collegi dove si sa già, no, chi sarà l'eletto, perché comunque famosi listini bloccati che tanto hanno fatto bloccato, cioè, quindi ci sono tante cose per fare legge determinate persone che tanto l'avvocato non piacevano, no, che in Parlamento, e ci sarà sempre. Va cambiata la legge elettorale per permettere effettivamente che il parlamentare della zona del collegio sia effettivamente eletto dai cittadini, no? E questo è una cosa diversa, tipo il sistema delle regioni, dove veramente vengono eletti i consiglieri dai cittadini. Quindi ci sono delle ipotesi diverse. È chiaro che sicuramente diminuendo il numero dei parlamentari sicuramente ci saranno i collegi più grandi e quindi alcune zone rimarranno senza. Che poi sia un bene o un male o ci saranno delle conseguenze, questo non lo posso dire. Sicuramente ci saranno dei problemi, questo è chiaro. Gnuta, il discorso della scarsa rappresentatività di alcuni territori, lei, visto che è a favore, da quello che ho capito, del sì al taglio dei parlamentari, è stato molto chiaro, senza giri di parole, ha espresso proprio questo sentiment, cosa ne pensa? Come può confutare il fatto che alcuni territori non saranno più rappresentati oppure saranno rappresentati in misura minore, scusate, rispetto ad esso? Allora, prima questione, io concordo pienamente col sindaco che alcune riforme sono state profondamente sbagliate. Quella delle province è chiaramente una riforma da rivedere, perché non è tanto il concetto della gratuità, è il concetto dell'effettività. Cioè io costruisco un ente territoriale e non do effettività, non do poteri, non do risorse per poter esercitare delle funzioni all'interno di questo contesto. È chiaro che la riforma della provincia è stata una riforma sbagliata. Tra l'altro non si riesce a capire perché non debba essere rappresentativa dei cittadini, debbono essere dei voti invece di coloro i quali sono già rappresentanti a determinare la gestione di queste province. Seconda questione, anch'io sono dell'idea che non è una questione di stipendi, non è una questione di costi, e lo dico anche se sinceramente se ci sono dei risparmi credo che non debbano essere sottovalutati. Ma io inviterei l'Università Cattolica di Milano e le altre università, gli studiosi del settore, a capire cosa costa la presenza di un numero di parlamentari spropositato, ad esempio in alcuni contesti, tipo le leggi di bilancio, quando tutti quanti corrono a mettere dentro piccole prebende, piccoli privilegi, piccoli compensi per quelle che sono le cosiddette territorialità. Allora, se noi contassimo tutto questo, capiremmo come la rappresentatività alla fine si riduce a queste piccole cose. Riducendo il numero dei parlamentari, mi dispiace moltissimo che qualcuno, ad esempio da Arezzo, non possa essere eletto a Bolzano. Però non credo che a Bolzano si dispiacciano più di tanti essere più rappresentati di qualcuno di Arezzo. Allora, si tratta che i partiti saranno chiamati ad inserire nei collegi persone veramente rappresentative, perché gli schieramenti poi sono così bilanciati. E quindi la vittoria di uno schieramento o dell'altro sarà determinata dalla qualità del rappresentante che si andrà a scegliere, che sarà veramente rappresentativo di quel territorio. E per ultimo mi consenta anche un'ultima considerazione. Io sono sempre stato a favore del voto di preferenza. Allora, quando è stato abolito il voto di preferenza, che dava veramente
la misura della rappresentatività delle persone. Si è detto che questo voto di preferenza garantiva, produceva, induceva cose catastrofiche e voti, compravendita di voti, eccetera, eccetera. Mi pare che le compravendite di voti, tutti gli altri episodi di malcostume, siano rimasti come prima o magari anche peggio di prima, e che la rappresentatività sia affidata alla decisione di pochi, non sia affidata più al popolo italiano. Quindi io ricordo semplicemente, voglio ricordarlo anche ai telespettatori più giovani, che quando c'era il voto di preferenza, ad essere poi eletti non erano quelli che compravano i voti, erano quelli che rappresentavano delle istanze importanti di questo paese, rappresentavano le categorie produttive, rappresentavano i lavoratori. Commentare velocemente questa notizia uscita sul fattoquotidiano.it: Formigoni in piazza per il no nelle due ore di permesso dai domiciliari. Formigoni dice perché vota per il no, e lui dice meno parlamentari, più patere, e invece ai capi bastone, un po' il contrario di quello che sta in teoria dicendo lei, insomma, che certo, con ma questa forse Formigoni i capi bastoni li conosce bene. Io, siccome non credo che i capi bastoni debbano avere più o meno potere rispetto a quello che hanno oggi, e che è tanto potere che possono gestire, credo che valga la pena rischiare per il sì, perché questa situazione chiaramente non accontenta nessuno. Forse accontenta i capi bastone, e con il voto del no forse sarebbero accontentati ancora di più. Ballarini, allora a questo punto io direi che andiamo invece a leggere i dati di oggi relativi ai contagi, poi magari vado in pausa pubblicitaria e poi rientriamo invece con, oppure magari me l'anticipa prima di andare in pausa pubblicitaria, la sua bella storia che arriva da Corbetta. Allora andiamo a vedere i dati di oggi, presi ovviamente come sempre da Lombardia Notizie: aumentano guariti e dimessi, più 112, a fronte di 21.368 tamponi effettuati sono 218 i nuovi positivi riscontrati. Il dato saliente è questo, ovvero il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02%, quindi è calato rispetto a ieri, e questo è un dato sicuramente che ci rassicura. L'altro dato che è interessante è quello ovviamente dei ricoverati. Le terapie intensive sono rimaste stabili rispetto al giorno precedente, quindi sono 27 ricoverati in terapia intensiva in Lombardia. Mentre per quanto riguarda i ricoverati non in terapia intensiva, il bollettino fa segnare un più 4 persone per un totale generale di 252 persone. Altri 3 morti in Lombardia per un totale da inizio pandemia di 16.891 decessi. Faccio anche fatica a dirlo purtroppo questo dato, perché sono davvero molti. Andiamo a vedere i casi, l'incremento casi per provincia. Sono due le realtà che ci interessano, ovviamente Milano e Pavia. Andiamo con Milano, dove sono stati registrati 888 casi generali nell'Interland e a Milano città, di cui 50 appunto proprio solo nel capoluogo lombardo. Più 16 invece l'incremento in provincia di Pavia. Questi sono i dati generali rispetto a ieri. Dei 218 positivi, Lombardia ci comunica che 39 sono debolmente positivi, 4 a seguito di test sierologici. Andiamo a vedere la situazione invece generale, andiamo a vedere il titolo di Repubblica, il bollettino di oggi 9 settembre, 1434 positivi e 14 morti sono i dati salienti. Andiamo a vedere nella pancia dell'articolo le persone risultate positive, si legge: nelle ultime 24 ore sono 1434 in più rispetto a ieri. Aumentano rispetto a ieri anche il numero dei tamponi, se ne sono fatti 95.990, quasi 3.600 in più. Le vittime sono 14 per un totale di 35.577 dall'inizio dell'epidemia. Le persone ricoverate in terapia intensiva a livello nazionale sono 157 più di ieri. I ricoverati con sintomi passano da 1.760 a 1.788. Le persone attualmente in isolamento domiciliare invece sono 32.806. Questo è il quadro generale, ovviamente italiano. Io mi fermo per un break pubblicitario, ritorniamo dopo la pubblicità e raccontiamo invece la storia di Corbetta dopo.
Rieccoci nuovamente live dallo studio 1 di Milano Pavia TV con Linea Attualità. Abbiamo chiuso nella prima parte l'ampio capitolo dedicato appunto al referendum relativo alla sforbiciata, così l'abbiamo definita, al numero di parlamentari. Ora parliamo invece di una bella storia che appunto arriva da Corbetta. Abbiamo qui infatti il sindaco Marco Ballarini e a lui chiedo appunto di raccontarci, cioè che avete deciso di usiamo questo termine bruttissimo, di utilizzare, impiegare i coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza in servizi utili per la collettività. La mia domanda è, a me risulta che sia un caso emblematico forse anche a livello italiano. Allora, diciamo che è previsto nel progetto del reddito di cittadinanza che i percettori, tolto chi deve essere esonerato perché ha determinate caratteristiche, quindi o accudisce un figlio piccolo, o ha un'invalidità, oppure ha più di 65 anni, eccetera, quindi non può essere impiegato. Nel progetto di come è stato creato il reddito di cittadinanza è previsto che siano impiegati in attività del comune o del centro per l'impiego. Ecco, dal previsto, no, al messo in pratica ci passa un po' di tempo, perché comunque è passato un bel po' di tempo da quando queste persone percepiscono il reddito di cittadinanza ormai, no? Ecco perché le difficoltà burocratiche dei sistemi in Italia non è facile, non è sempre efficiente tutto. Allora, noi ci siamo mossi a luglio velocemente, perché è un'esperienza che già abbiamo fatto nel comune. Noi abbiamo attivato i tirocini di inclusione sociale. Ci sono delle persone che hanno difficoltà, non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro, dobbiamo sostenere dal punto di vista economico, e allora in cambio abbiamo chiesto delle attività sul comune. Quindi questa è stata la nostra esperienza ormai da 2 o 3 anni. No. Ecco, forti di questa esperienza l'abbiamo tramutato per il reddito di cittadinanza. Allora io do dei numeri di Corbetta, 18.600 abitanti, 140 circa percepiscono il reddito di cittadinanza. Tolto le persone che hanno gli esoneri, abbiamo circa 60 cittadini che sono, così io li chiamo, abili e arruolati. Ecco, di questi ne abbiamo contattati un po' per farli lavorare su 4 progetti identificati tra tutte le aree del comune. Purtroppo devo dire che una quindicina non hanno risposto alla chiamata, non sono venuti all'appuntamento, si sono rifiutati, e quindi la prassi è che li abbiamo segnalati al centro per l'impiego e sul portale del reddito di cittadinanza li stiamo segnalando proprio per fare in modo, per dirlo, no? Attenzione, questi non si presentano, non vogliono lavorare, ergo togliamoli il reddito di cittadinanza. Questa è la cosa, perché lo Stato ti dà una mano, ti dà un importo, no? un tot al mese, tu dal progetto devi fare qualcosa per la comunità. Ecco, invece 12 cittadini hanno aderito a questi progetti e gli altri li stiamo ancora chiamando, perché vanno inseriti piano piano, perché c'è un tutor, c'è chi deve seguire, dobbiamo attivare le posizioni INAIL assicurative, no? Quindi che vengono attivate e vengono rimborsate allo Stato. Ecco, come li abbiamo impiegati all'inizio questi 12? Noi abbiamo fatto la festa della città domenica, la festa del perdono, famosissima, che di solito si fa ad aprile. Il parroco ha voluto spostarla a settembre, proprio perché aprile eravamo in lockdown. L'abbiamo fatta domenica, insieme a tanti altri volontari hanno garantito la sicurezza. Quindi erano ai varchi a provare la febbre, erano a Luna Park a controllare le persone, gli assembramenti, eccetera. Ecco, quindi un progetto è la safety and security degli eventi, quindi transenne, controllo accessi, assembramenti, eccetera. L'altro progetto riguarda le scuole. Ora, lunedì sono partite le scuole dell'infanzia, lunedì prossimo ripartono tutte le altre, avremo ingressi scaglionati da entrate separate per ridurre l'assembramento dei ragazzi e delle mamme che portano i bambini a scuola. Noi di solito abbiamo la polizia locale e i nonni vigili che fanno il servizio di viabilità e sicurezza fuori dalle scuole. Abbiamo ingaggiato 12 persone, percettori di reddito di cittadinanza, per aiutarci a evitare gli assembramenti e a fare in modo che tutti i bambini e tutte le mamme entrino a scuola nel modo più corretto possibile. Ecco, questa è una bellissima cosa. Abbiamo altri 2 progetti che riguardano il verde, quindi i lavori di piccola manutenzione, e poi un altro progetto che riguarda i presidi, no? L'attività legati al presidio, ai parchi, perché abbiamo un bellissimo parco con tanti animali e vorremmo evitare che comunque i ragazzi lanciano i sassi, altre cose, loro rovinino, eccetera. I presidi
nei luoghi come il cimitero, come la stazione, no? Dove cerchiamo di far controllare da qualcuno che i malintenzionati non rompono le macchine per portarsi via qualcosa, che non succede niente quando le persone a un certo ora scendono al treno, vadano al cimitero, quindi rendere un pochino più sicuri determinati posti, determinati luoghi. Quindi oggi abbiamo 12 cittadini che sono sul pezzo, che stanno collaborando e lavorando per la comunità, secondo me è un bellissimo segnale. Se hai in difficoltà, lo Stato e il Comune ti aiuta, però tu fai qualcosa. Se non ti rendi disponibile perché uno che non è venuto all'appuntamento o non rifiuta il progetto, ha altri impegni, se ha altri impegni, allora non ti do più il reddito di cittadinanza. Questa è la nostra visione come amministrazione. È previsto nel progetto, non ci siamo inventati nulla, noi già lo facciamo prima con il tirocinio inclusione sociale, però ringrazio i servizi sociali perché hanno lavorato un sacco in questi mesi per partire fin da subito. Perché come detto, sono già tanti mesi che percepiscono il reddito e non stanno facendo nulla per la comunità. Devono darsi una mano, dobbiamo tutti insieme, abbiamo sempre detto lo slogan del periodo di lockdown, tutti insieme darci una mano per andare avanti. Ecco, questo è il risultato concreto. Avvocato Gnuta, ha sentito la storia di Corbetta, penso sia una storia tra virgolette lodevole, insomma, che mette a regime un sistema, quello del reddito di cittadinanza, che tante volte si è bloccato al fatto che alcuni, fortunatamente, insomma, perché bisogna anche aiutare chi è in difficoltà, abbiano percepito solo il reddito e se ne stanno sul divano, che era un po' il problema chiave di questo aiuto. Ma intanto complimenti al sindaco di Corbetta, perché credo che la sua iniziativa sia davvero lodevole e possa essere anche portata all'attenzione di altre comunità locali. Sul reddito di cittadinanza, direttore, mi lasci dire, siamo di fronte ad una situazione veramente, come dire, emblematica di come lavora il Parlamento italiano. Hanno realizzato e hanno dato il reddito di cittadinanza prima ancora di assumere i cosiddetti navigator, che sono poi gli unici assunti per il reddito, per la normativa sul reddito di cittadinanza, i quali navigator a distanza di qualche, ormai di mesi, denunciano di non aver trovato mai lavoro a nessuno, in quanto il lavoro non esiste. Quindi credo che mettere a regime da parte dei sindaci non sarà semplicissimo. È chiaro che l'iniziativa del sindaco di Corbetta è un'iniziativa illuminata ed è un'iniziativa di un amministratore attento, di un amministratore puntuale. Però mi lasci dire che l'impianto complessivo del reddito di cittadinanza non è di aiutare chi ha bisogno, è di assistere e di non dare un aiuto concreto e duraturo a chi ha bisogno. Basti pensare a quanti posti di lavoro sono rimasti senza occupati durante l'estate e a come abbiano fatto difficoltà coloro i quali cercano lavoratori anche stagionali a trovare un lavoratore che trova più conveniente starsene, come ha detto lei, sul divano di casa a guardare la televisione che non andare a lavorare. Quindi credo che i sindaci e il sindaco di Corbetta abbiano fatto veramente un'azione lodevole, un'azione importante su un meccanismo che non ha funzionato, non poteva funzionare ed è stato così l'emblema di un paese che non crede più nel lavoro, ma crede addirittura al contrario rispetto al valore del lavoro. Ecco, sindaco, voi insomma avete evitato quella famosa parola che si usa tanto, il famoso assistenzialismo, cioè quei soldi a pioggia per aiutare e basta, ma aiutare sì, ma dando in cambio qualcosa. Sì, noi siamo fortemente contrari all'assistenzialismo tout court, no? Perché semplicemente se io ti assisto, tu stai sul divano, rimani sul divano e non esci più dalla tua condizione. Invece, dandoti una mano, perché a Corbetta non lasciamo indietro nessuno, ti diamo una mano, adesso utilizziamo i fondi del governo, ti abbiamo dato una mano, però tu lavori per la comunità. È anche un modo per sentirsi utile, per rimettersi in gioco, per stare in movimento, perché penso che sia anche brutto per qualcuno stare sempre sul divano, stare sempre al bar. Allora questo ti permette di metterti in gioco e di essere pronto per trovare in futuro, spero, un'altra occupazione. Ecco, noi non abbiamo utilizzato navigator né niente, l'abbiamo fatto con le assistenti sociali del Comune di Corbetta, l'abbiamo fatto con i vari settori, dalla manutenzione alla sicurezza ai servizi sociali del Comune di Corbetta, che hanno impiegato queste persone e fanno loro i tutor, quindi controllano loro il fatto che le persone arrivino in orario, che firmino il registro, che facciano il lavoro. Ecco, questo proprio perché se aspettavamo i navigator stavamo ancora navigando, insomma, quindi eravamo ancora in mezzo al mare. Il progetto è spiegato molto bene, anche ho cercato, perché in tanti mi hanno chiesto, ho cercato sulla mia pagina Facebook di spiegare bene come abbiamo fatto questo progetto e spero che possa essere utile poi per tutti, perché questo è un modo per anche alla festa di domenica, no?
Ecco, avere delle persone in più con una pettorina che comunque danno delle informazioni, che comunque provano la febbre, che comunque danno una mano, è sempre una mano in più, e anche le persone stesse ci hanno ringraziato perché si sono sentiti realizzati. Ecco, dico, io percepisco un aiuto ma faccio qualcosa. Ecco, tante persone ci hanno scritto dicendo, ma a me non mi hanno ancora chiamato. A parte i 15 che hanno rifiutato, che è una cosa pessima, ma qualcuno mi ha scritto, ma sindaco, a me non mi hanno ancora chiamato, arriviamo. No? Siete allora tanti. Chiamateli. Adesso arriviamo, adesso li stiamo chiamando, quindi piano piano arriviamo. Ecco, di quei 12 mi pare che hanno detto sì, il famoso sì, ecco, qual è l'età? Nel senso, ci sono purtroppo giovani, ci sono chi... È variegata, diciamo, è variegata. Che l'esperienza nostra che non può avere una valenza statistica, no? Però è variegata, molti più uomini che donne, le persone sono tutte dai 30 ai 60 anni, 30-55 anni più o meno, quindi è variegata, ecco, non sono molto giovani, ma diciamo l'età più o meno quella lì. Quindi insomma chi usufruisce del reddito di cittadinanza è una popolazione ampia e variegata sotto il profilo sia sociale che sotto il profilo anagrafico, da quello che ho capito. Niuta, questo è un esempio ovviamente, quello del sindaco di Corbetta. Purtroppo oggi la situazione, soprattutto quella economica del nostro paese, che sta arrancando per guardare oltre un po' anche a questa pandemia, dovrà affrontare il problema lavoro. Ma guardi, il problema del lavoro è il problema principale di questo paese, ma non perché il lavoro non ci sia, ma perché vanno incentivati coloro i quali lavorano, coloro i quali creano occupazione. E le faccio degli esempi: noi abbiamo centinaia di migliaia di posti di lavoro, soprattutto quelli ad alta tecnologia, soprattutto quelli nell'industria, soprattutto quelli di settori specializzati, che non trovano lavoratori. Abbiamo poi tanto lavoro in alcune situazioni, come in agricoltura, come ad esempio nei servizi alla persona, dove non si trovano lavoratori. Abbiamo un problema di incontro fra domanda e offerta, che è un problema che va risolto con interventi che agevolino il lavoro. Le risorse che sono impiegate per l'assistenza di coloro i quali sono incentivati a non trovare occupazione dovrebbero essere forse spostate su coloro i quali creano occupazione, perché dare anche soddisfazione ad una persona, credo come ha fatto il sindaco di Corbetta, sia quello di far sentire le persone utili, di far sentire le persone inserite in un contesto in modo attivo. E credo che il reddito di cittadinanza, così come è stato congegnato, sia esattamente il contrario. Dopodiché, dal basso, come è successo a Corbetta, si vuole inserire dei meccanismi che riescano a correggere, bene, perché ci sono certamente iniziative ottime, però la situazione nel suo complesso, così come è stata congegnata all'inizio, credo che sia l'esatto contrario di quello che serviva a questo paese. Questo paese ha bisogno di dare soprattutto ai giovani delle possibilità di lavoro, delle possibilità di crescita, di sviluppo, delle possibilità di affermazione a livello personale e professionale. Altrimenti il problema non è tanto chi arriva da altre parti, ma il problema vero di questo paese è chi se ne sta andando da questo paese, che sono coloro i quali abbiamo formato, abbiamo fatto crescere nelle nostre scuole, abbiamo laureato, che stanno abbandonando drammaticamente il paese, che si sta svuotando di contenuti professionali e di contenuti di lavoro veramente qualificato. Allora, voltiamo pagina, chiederei alla regia di andare proprio sul computer, capirete di che cosa voglio parlare. E ovviamente parliamo di scuola. Ecco qua, prendiamo spunto dal Sole 24 Ore Online. Conte, poche ore fa in conferenza stampa con il ministro Azzolina, dice: la scuola riapre regolarmente il 14 di settembre. Dice: serve sforzo collettivo, inevitabile qualche disagio. Allora, dice Azzolina, dice: arriveranno in aula ben 50.000, no, anzi il contrario, Azzolina, 50.000 studenti non avranno un'aula. Quindi è partito questo conto alla rovescia. Qui abbiamo un amministratore pubblico, un sindaco, che sicuramente in queste settimane, insomma, ha fatto i conti con questa situazione di ripartenza, considerata in alcune occasioni molto molto precaria. Ma sicuramente, abbiamo iniziato a lavorare con la conferenza di servizi, con le scuole, con gli uffici da mesi per questa ripartenza. Noi ripartiremo, siamo già partiti il 7 con la scuola d'infanzia, l'11 le prime della primaria
e poi partiranno le altre, tutti gli altri il 14 come da programma. Ecco, devo dire che un grande sforzo da parte del personale docente e non docente delle mie scuole, perché purtroppo il tanto aiuto, tutti gli aiuti che devono arrivare da Roma non sono mica tanto arrivati, quindi banchi non ne sono arrivati, mascherine non sono arrivate. Conte ha detto che arriveranno questi banchi a fine ottobre, se non sbaglio, sempre oggi in conferenza stampa. Noi ci siamo adoperati per trovare una soluzione, poi non serviranno neanche più. Abbiamo sistemato le aule, ripeto, il comune e la scuola hanno fatto un lavoro in sinergia importante, abbiamo fatto diversi lavori, quindi siamo pronti senza i banchi del governo, senza le mascherine del governo. Purtroppo mancherà qualche docente, ma lì non ci possiamo fare niente, non possiamo andare noi in aula. Cioè, vi siete sentiti soli? Perché i suoi colleghi che sono transitati qui in queste due settimane di trasmissione hanno detto, insomma, ci siamo sentiti un po' lasciati allo sbando, non avevamo delle linee guida precise. No, le avevamo, ma ogni settimana cambiavano. E questo forse è peggio, no? Perché comunque prendi una decisione, poi quella e tutti lavoriamo su quella. Invece un giorno arrivava una, un giorno arrivava un'altra e quindi siamo stati un po' in difficoltà. Comunque noi ripartiamo, già da lunedì sono partiti tutti i servizi parascolastici del comune, pre-scuola, post-scuola, mensa e trasporti. Purtroppo per le limitazioni legate al distanziamento sociale, ai gruppi omogenei, eccetera, eccetera, il 10% delle richieste del pre-post-scuola non siamo riusciti a soddisfarle, stiamo cercando in questi giorni di ampliare l'offerta per cercare di accontentare tutti, no? Per dare un servizio alle famiglie. Però l'importante è che la scuola riaprirà. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro con ingressi scaglionati in termini di orario, ingressi scaglionati in termini di cancelli di entrata per garantire il distanziamento sociale. Ecco, sicuramente soli, sicuramente con linee guida che ogni tanto cambiavano, incerti, invece forse andava fatto, gestito un po' diversamente, perché stiamo parlando delle scuole. Ecco, poi se devo dire una battuta sul coronavirus, io ho fatto la festa domenica, ma tutti con numero contingentato, con la temperatura misurata, tutti con le mascherine, eccetera. Ecco, siamo stati in vacanza con discoteche aperte, e oggi la scuola ci sono delle limitazioni davvero proibitive per molti. Noi abbiamo dovuto fare uno sforzo enorme, sia noi come infrastruttura che la scuola come personale docente o non docente, per adeguarci a queste prescrizioni, a queste linee guida. Ecco, non è stato così semplice, veramente è stato difficile per l'ente locale. Allora, nel frattempo vado a leggere questo titolo di Repubblica. Caos scuola, già 7 regioni hanno posticipato l'avvio, il centro-sud è in ritardo, pressing sui governatori, sono Friuli, Sardegna, Puglia, Campania, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Tra le decisioni di regioni, comuni e l'autonomia degli istituti, la riapertura è un rebus. Allora, Niuta, abbiamo sentito insomma un po' come il comune di Corbetta, come tanti altri sul territorio, hanno affrontato questo inizio davvero difficile per la scuola, o meglio inizio, questo modo per cercare di far iniziare la scuola nel miglior modo possibile. Conte oggi ha detto che i banchi arriveranno a fine ottobre, la Zolina ha confermato che mancano, come dicevamo prima, 50.000 studenti senza un'aula. Insomma, come vede lei questa ripartenza delle lezioni? La vede insomma con un occhio positivo? Bisogna ripartire per forza, oppure si poteva aspettare e arrivare un po' più preparati? Ma guardi, io intanto credo che nell'ambito dell'emergenza epidemiologica due dovevano essere le situazioni salvaguardate. La prima è quella dei luoghi di lavoro, perché è chiaro che l'emergenza, quando poi diventa un'emergenza economica di non semplicissima soluzione, è un po' al pari di un'altra pandemia, perché evidentemente le persone hanno anche bisogno di poter soddisfare i propri bisogni essenziali, e anche lo stesso sistema sanitario, magari è buona cosa ricordare ogni tanto che ha dei costi, che qualcuno deve anche pagare questi costi. La seconda priorità, a mio avviso, era proprio quella delle scuole, perché da una parte del lavoro, dall'altra la scuola, perché la scuola è essenziale non solo per la formazione dei nostri ragazzi, ma come momento proprio di crescita, proprio momento di socialità, come momento in cui le persone sanno stare insieme, imparano a stare insieme. Allora, credo che su questo poco si sia fatto, perché se evidentemente la risposta sono stati i tavoli con le ruote, credo
che sia una risposta. Io mi vedo bambino, se avessi avuto il tavolo invece che saldamente fissato a terra un tavolo con le ruote, credo che nella mia classe sarebbe successo di tutto, ma in questa fase sarebbe successo di tutto in contrasto con quelle che sono le misure essenziali di distanziamento, le misure essenziali per salvaguardare la salute dei ragazzi. Allora credo che anche qui mancano le aule, manca qualcosa e bisogna tornare. Io ricordo da bambino noi facevamo i doppi turni, facevamo cose anche abbastanza, come dire, che oggi verrebbero considerate anomale, ma in una situazione di emergenza si può ritornare anche a fare, magari a proporre delle soluzioni che assolutamente in condizioni di normalità non avrebbero senso, ma che in queste condizioni debbano trovare il momento di salvaguardare il momento educativo, il momento di aggregazione e di formazione che la scuola deve garantire. Quindi credo che sulla scuola bisogna fare, come dire, tutte le forze politiche, il Parlamento, ci diciamo il Parlamento, ma poi alla fine vediamo come nel caso del nostro sindaco siano poi i comuni, sia dal basso che ci si organizza per colmare tutte quelle lacune che invece non sono state colmate, forse anche sono state in qualche misura aperte a livello statale. Allora credo che su questo bisogna essere molto attenti. Le scuole devono riaprire, i bambini, i ragazzi devono poter tornare nelle loro scuole, poi si incentivi la possibilità di anche lezioni a distanza, parzialmente, per qualche misura, per qualche eccezionalità. Sono tutte misure che hanno un carattere estremamente, come dire, contingente, ma la scuola deve essere vista con un'attenzione particolare. Sulla scuola giochiamo l'attualità e giochiamo anche il futuro, quindi su questo credo che bisogna fare molta attenzione. Ballarini, una delle tante accuse mosse nei confronti del ministro Azzolina è quella di aver affrontato la ripartenza della scuola forse troppo tardi. Forse bisognava partire prima? Lo chiedo a lei. Ma io non do la colpa al ministro, perché non è mai una persona sola, ma è una squadra, no? Ecco, il partire anche troppo prima non si sapeva bene, no, a che condizioni eravamo. Eravamo a giugno in determinate condizioni, a luglio in altre, e oggi siamo ancora tornati un pochettino indietro. Quindi anche partire prima sarebbe stato magari controproducente. Sicuramente bisogna avere le idee un po' più chiare e dare delle risposte in modo più precise e univoche al mondo della scuola, agli enti locali, ai comuni, ma alla città metropolitana anche, e soprattutto ai genitori, perché noi comunque abbiamo un dovere, no? Quello di ripartire sul mondo del lavoro, sono d'accordissimo, ma un dovere verso i ragazzi, quindi farli tornare a scuola, perché la didattica a distanza, mentre lo smart working può essere interessante sotto alcuni punti di vista per alcune categorie, la didattica a distanza è stata comunque un'esperienza, ma è diverso il vivere il momento della scuola a quell'età, viverla realmente in presenza. Quindi dobbiamo, cioè abbiamo un dovere verso i ragazzi di ripartire in sicurezza. Quindi sicuramente forse non partire troppo prima, ma una volta partiti bisognava essere più decisi, più chiari e avere delle risposte più realistiche e più reali, perché i banchi che arrivano a ottobre, io immagino che tutte le scuole siano attrezzati da lunedì a ottobre, quando arriveranno a ottobre forse non serviranno più. Questa è un po' la domanda che altro dobbiamo porci. Tema chiave era quello del trasporto. Il trasporto abbiamo fatto giornate in cui 50%, 70%, 80%, però se è 15 km, no, 15 minuti, no, ecco, quindi questa è una pazzia. Allora ci troviamo bene, si trovi come tutti questi task force pagate centinaia di euro al giorno, ogni persona, il comitato tecnico scientifico, ma che si ritrovi una volta sola e esca con una decisione precisa. Se è l'80%, lasciamo l'80%, in modo che dare la possibilità a chi dopo questi servizi quali deve organizzare di lavorare, perché altrimenti se mi dite siamo al 50%, fino a 10 giorni fa noi eravamo al 50%, e le domande, cosa dico al genitore? Che deve attrezzarsi lui o che lo posso portare io? Dobbiamo dare delle risposte in modo che, perché poi gli italiani si adeguano, si attrezzano, si mettono in pista, però bisogna dirgli le cose. Se 2 settimane fa eravamo al 50%, poi siamo passati al 75%, adesso siamo all'80%, forse però bisogna tornare indietro. Cioè, diciamo un numero, secondo, con delle anche valenze, con delle, certo, sottoposte scientifiche. Dopodiché, fatto quello, cerchiamo di organizzarci, lavoriamo insieme per organizzarci, ma non ogni giorno tirare fuori una e sparare un numero.
Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Io ringrazio davvero di cuore il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, gli auguro buon lavoro. Buonasera a tutti, grazie. Ringrazio anche di cuore l'avvocato Gnutta, collegato anche dalla sede della pugilistica pavese, gloriosa società sportiva di Pavia, di cui l'avvocato è anche presidente. Lo saluto e lo ringrazio e io chiudo qui questa puntata di oggi di Linea Attualità. Noi ci vediamo puntuali sempre domani alle 18 ed ora vi lascio in compagnia della nostra programmazione, ma soprattutto dei nostri notiziari.